Il segno della nobiltà è nello scudetto con il pallone che inquarta, con il 1857, i colori rosso e nero. Ma ben oltre la suggestione dell'immagine, entrando nella sua storia, è l'emozione che vola sugli anni e che arriva ad oggi, ad un calcio diverso, che pare aver scordato il cuore degli uomini di allora. Giocare e formare, affascinare ed aggregare. Alle quattro indicazioni d'origine ne è aggiunta un'altra, la solidarietà. Con l'ultima iniziativa, Boots for Africa, è stato avviato il mezzo per dare ai piccoli calciatori del continente nero la possibilità di potersi confrontare alla pari. Perché il premio Fair Play? Perché torna semplicemente a casa. Per la categoria Sport e Solidarietà, il premio Fair Play va a Sheffield FC 1857. Qui sul palco il presidente Guy Acton e il responsabile comunicazione Lee Walshaw. Hello, nice to meet you. Welcome in Italy. Stiamo parlando della più antica società ancora in attività a livello calcistico, la più vecchia possiamo dire. Yes, we're the oldest football club in the world. We are 153 years old, and hopefully with the support of people like the Fair Play, we will go on and get stronger and bigger. Siamo qui, siamo venuti a ritirare questo premio, ne siamo felici, sappiamo di rappresentare qualcosa di importante nel mondo del calcio e qualcosa di importante voi rappresentate anche a livello di solidarietà. Abbiamo sentito anche nella clip iniziale le vostre iniziative per insegnare, per formare coloro che giocano a calcio. Yes, we're honored to be here. We're amongst all the great champions, but we don't just concentrate on the elitism. We include everybody. Our club is for the community, as everything is here tonight. So we like to include everybody, able-bodied, disabled people, male, female, the not-so-good players. It's for everybody. Per noi la cosa importante è guardare oltre, cercare di guardare anche al di fuori di quello che noi abbiamo fatto, aiutare gli altri a portare questo messaggio importante del calcio anche negli altri paesi. Grazie per essere qui questa sera. And il premio Fair Play per voi, Fabrizio Caneschi e dottor Fabrizio Raffaelli, direttore Agenzia del Turismo di Arezzo. Prego. Thank you.